La sposa, lo sposo, la cerimonia, la regina, William e Kate, George, Charlotte, chi ha rubato la scena e a chi? Lo scivolone, il bacio. Abbiamo chiesto a una giuria d'eccezione, creata ad hoc per voi, di guardare con noi il matrimonio di Harry e Meghan. E di dare un voto motivato alle voci principali di questo Royal Wedding. Così, per la conduttrice Geppi Cucciari, Ridge e Brooke alle Seste Nozze si sono baciati con più ardore. Ma una lingua anche solo in segno di stima sarebbe stata un filo fuori protocollo. Per il giornalista Carlo Rossella, Harry è il ragazzo che ha nel cuore la mamma, e una linea di tristezza sul volto. Per la scrittrice Esther Viola, William e Kate finiscono per somigliare a tutte le coppie felici con figli ai matrimoni. Che a loro volta si somigliano, aspettano solo che si faccia un'ora decente per andarsene senza sembrare scostumati. La stilista Anna Molinari viene rapita dai bambini paggetti che giocano. La marchesa d'Aragona lamenta una certa freddezza in Meghan. La beauty influencer Clio Makeup elogia invece una sposa così al naturale che le si vedevano anche le lentiggini sul viso. Ma gustatevele tutte, le pagelle all'evento più atteso dell'anno a firma dei nostri esperti. E sempre viva gli sposi, sfoglia galleria e lei sposa Geppi Cucciari 10. Arriva sola in chiesa, perché dietro un grande uomo c'è una grande donna, ma a volte dietro una grande donna, non c'è nessuno. Carlo Rossella 7. Ha l'atteggiamento di chi è arrivato dove voleva arrivare, come un corridore quando taglia il traguardo. Le sue affettuosità sono tutte roba da attrice. Sarà pur innamorata, ma Harry lo è di più. Esther Viola 9, impeccabile, bellissima, disinvolta. Dimostra almeno l'umiltà di fare la faccia da miracolata nelle foto. Anna Molinari 10, semplice e molto bella. Vestito le stava molto bene così anni 50. Bella la scelta della tiara preziosa. Marchesa d'Aragona 6. Sono rimasta colpita dalla grande emozione di Harry e dall'assoluta mancanza di emozione della sposa. Il vestito era splendido ma non era donante alla sua fisicità. L'entrata in chiesa da sola, poi, senza neanche una damigella e con Carlo solo nell'ultimo metro, denota un certo ego. No, questa sposa non mi ha fatto battere il cuore. Clio Makeup 9. Perché sicuramente ce l'aspettavamo più elaborata e truccata, invece era molto semplice, si vedevano anche le lentiggini sul viso. Aveva un look naturale che, però, è stato pensato. Kate negli anni è stata un modello della nuova monarchia indossando vestiti chic, di high street fashion, alla portata di tutti, ed è sempre stata amata per questo. Meghan mostrandosi così semplice ha seguito la scia della cognata in un momento come questo ha mostrato che anche se si è diventata una principessa l'immagine non si deve stravolgere, ma può restare naturale. È un bel messaggio positivo. E poi non ha nulla da nascondere, le basta un tocco di luce, un trucco leggerissimo agli occhi, per essere perfetta. Leggi anche Harry e Meghan Markle vanno a nozze. Cronaca di una favola lo sposo Geppi Cucciari 10. Lui era il prototipo in estinzione di casa col fratello maggiore più figo. Ma essere un ventenne cesso ti permette di poter diventare un trentenne decente, come un tardivo dolce risarcimento. Carlo Rossella 10. Un bravissimo ragazzo, che ha attraversato un grande dolore e ha nel cuore la mamma. Sul suo volto, una linea di tristezza. Ed è innamoratissimo, si vede lontano un miglio. Esther Viola 9. Lui dice a lei: sono fortunato, appena si ferma all'altare. Il mondo alla rovescia. Anna Molinari 10 e lode. Dolcissimo nella sua commozione, Marchesa d'Aragona 9. La cosa più emozionante di tutta la cerimonia è stata la passeggiata dei due fratelli. Mi ha toccato il cuore e mi ha molto colpito. Sento una grande regalità tra questi due ragazzi. E, soprattutto Harry, ti prende il cuore.
Clio Makeup 9. Per i miei gusti aveva la barba troppo lunga. Lui è bellissimo. Forse l'avrei decisamente preferito con la barba più corta. Leggi anche Harry e Meghan Markle oggi sposi. Il primo bacio da marito e moglie, cerimonia e location Geppi Cucciari 7. Cavalli e carrozze, Jaguar elettriche, tiara di diamanti, George Clooney e una manciata di Spice Girls, castelli e Rolls Royce, un vescovo pacatamente sovversivo e guardie discretamente eleganti con sciabola sfoderata in segno di giubilo. Meghan, una di noi. Carlo Rossella 10. La ST. George Chapel è un posto meraviglioso e gli addobbi bianchi erano perfetti e proprio. Vero, gli inglesi i matrimoni e i funerali li organizzano davvero bene. Esther Viola 7, cerimonia privata, dicono. È una torta che ha richiesto, tra l'altro, 200 limoni di Amalfi. È l'idea di matrimonio sobrio, dei Windsor. Anna Molinari 10. Bellissime. Marchesa d'Aragona 7. Sicuramente da favola, anche se io la favola non l'ho vista. La location era un posto meraviglioso, ma la cerimonia è stata troppo lunga. Troppe prediche, Stand By Me che sembrava di stare in un musical. Il risultato? Un fritto misto, sembrava più un evento che un matrimonio. Non mi ha fatto battere il cuore. Clio Makeup 8. Un voto che assegno perché mi piacciono le location più verdi, ma immagino ci sia un'etichetta da rispettare e poi non ci si può sposare in mezzo a un prato, ma meglio della mia, non possono lamentarsi. Bella la cerimonia, bella la giornata, veramente raro in Inghilterra. Leggi anche Royal Wedding, tutti i look degli invitati al matrimonio. Di Meghan e Harry e lei regina Geppi Cucciari 8. Questa Meghan mi aggira la Brexit con un colpo da maestro, pare abbia sussurrato al gaffor per eccellenza Filippo. Carlo Rossella 10 e lode. La regina è una pietra rara, come un diamante. Come lei non ne fanno più, è stata impeccabile, è rimasta persino un po' in disparte. Esther Viola 10. Sta come può stare una regina che ha consegnato l'ultimo ramo immacolato della dinastia all'ennesima commoner. La borghesia ha conquistato l'impero. Anna Molinari 10. Splendida. Marchesa d'Aragona 10 e lode. La vera e assoluta star è stata lei, The Majestic. Con questo abito in seta colore lime che ho adorato. E la contaminazione con la borsetta viola, veramente troppo chic. Clio Makeup 10. È bellissima, è un personaggio, si può concedere qualsiasi cosa. Per la sua età è sempre impeccabile. La regina ha un suo protocollo, ma 90 anni osa ancora con i colori sgargianti, forse in Inghilterra sono della norma, ma una signora della sua età in verde lime è eccezionale. Leggi anche il beauty look di Meghan che incanta da sola William e Kate Middleton, Geppi Cucciari 6. Conosco persone che si comprano l'abito nuovo, non senza qualche sacrificio, per la comunione del figlio di un cugino di quarto grado di cui non ricordano il nome, né del cugino, né del figlio. Kate non lo sa, e il marito vestito da domatore neppure. Carlo Rossella 10. È sempre una coppia che mi piace molto. William si è comportato davvero gentiluomo. E Kate è una bella ragazza, una madre premurosa, è arrivata con i figli, è rimasta sempre al loro fianco, non ha voluto rubare la scena. Will ha avuto una grande fortuna, molto più di Harry. Esther Viola 6. Tutte le coppie felici, con figli ai matrimoni si somigliano, aspettano solo che si faccia un'ora decente per andarsene senza sembrare scostumati. Anna Molinari 8. Lo splendore dei bimbi che giocano, corrono. Marchesa d'Aragona 9. Lui regale nella sua divisa mi ha commosso molto. Lei con questo dress code panda era molto chic. Poi mi è piaciuto che Kate abbia accompagnato i bambini, sia stata molto mamma. Clio Makeup 8, sono sempre loro stessi. Kate non era diversa dal solito, la stessa di sempre, truccata e vestita in modo simile a tante altre volte, non è mai fuori gli schemi. Non era proprio al massimo al suo splendore, ma ci sta, ha appena partorito, William.
Era identico allo sposo, anche se non ha stesso charme, ma era impeccabile. Leggi anche l'abito da sposa di Meghan Markle.